Governatore Fridiga, ha presentato oggi un importante accordo con Ryanair e due nuove destinazioni. L'obiettivo è quello di potenziare la connettività internazionale del Friuli Venezia Giulia. Sì, andiamo a potenziare sei voli nazionali con un aumento di frequenze, con alcuni scali, penso in particolar modo a Bari, dove aumenteranno, a Palermo. Ma poi appunto l'introduzione di due nuove rotte internazionali, Barcellona e Dublino, che si sommano a quelle già presenti a livello internazionale, che sono Valencia, Londra, Bruxelles, che ripartirà con l'estate 2023, quindi da aprile 2023, quindi una serie di, e Malta ovviamente, quindi una serie di nuove opportunità di mobilità per il Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto di mobilità per chi vuole venire in Friuli Venezia Giulia a conoscere la nostra regione. In prospettiva quindi è previsto anche un potenziamento del polo intermodale? Adesso già il polo intermodale mi sembra che sia strutturato bene, dobbiamo adesso riempirlo, perché la verità è che noi siamo l'unico aeroporto dove il Frecciarossa diviene aeroporto. Stiamo vedendo anche di fare ovviamente tutta la parte mobilità su e gomma, rafforzarla sempre di più, c'è la parte ovviamente di scambio e la parte aeroportuale. Quindi l'obiettivo ovviamente è di sfruttare al meglio un'infrastruttura sicuramente strategica, ma che deve trovare ovviamente un maggior numero di passeggeri per sfruttare appieno le sue potenzialità.